Bella a tutti ragazzi, benvenuti, io sono il vostro Matty Mars. Oggi siamo al terzo episodio di Warriors Rise to Glory. Allora, nei primi due episodi, se non li avete visti, vi invito ad andarli a vedere sul canale. Avevamo portato nel primo un PvE, che adesso in questo nuovo aggiornamento non c'è, e poi avevamo portato un primo approccio di PvP. Io in questi giorni il personaggio l'ho portato avanti, infatti è abbastanza carino. Sono arrivato al livello massimo che è il 10, quindi non è in 2 giorni diciamo ci si arriva di gioco. E però adesso vi spiego, è sorto un problema nuovo, perché io finora ho fatto questa modalità qua, che è il casual, che non rischiamo che il personaggio muoia quando viene battuto, non è rankato. Ci sono questi soul point e glory coin che servono per le delle abilità aggiuntive che sono importanti. Praticamente con questa modalità acquistiamo più che altro soldi, serve più che altro per quello, e per andare nello shop e prendere quello che praticamente ho io, che vi faccio vedere. Ad esempio, l'armatura, ho preso questa samurai. Se io volessi queste altre due armature, che sono ovviamente più forti e danno più protezione, devo avere quest'altra tipologia di livello che praticamente con la modalità casual sale molto molto lentamente. Infatti sono a livello 3 e per andare al 4 penso che ci vorranno tipo non lo so un centinaio di partite, comunque veramente tanto. Quindi a un certo punto il gioco ti costringe di fare per forza il brutal. Poi c'è il tournament che non so ancora, non me lo dà, ma non so come funziona. Poi anche il brutal in realtà non l'ho ancora fatto, ma sarà la stessa cosa. Quindi noi oggi facciamo l'1 versus 1, il 2 versus 2 del casual. Il free to all praticamente è la stessa cosa del 2 versus 2. Però praticamente parte un tutto contro tutti, però se vuoi allearti con qualcuno nel gioco devi pagare. Siccome noi abbiamo pochissimi soldini, preferirei evitarlo. Noi facciamo questi due e poi tenteremo di fare il brutal. Se poi il personaggio muore, pazienza ragazzi, ne farò un altro. Allora, lui ha la mia stessa armatura però all'arco. Quindi molto probabilmente non avrà un'ascia potente, perché devi o usi l'abilità dell'arco o usi l'abilità dell'ascia, diciamo. Non puoi avere tutte e due potenziati, però anche l'arco non è da sottovalutare. Io gli devo andare addosso. Ok, oh, qualcosina ha parato, che strano. Vediamo se lo becco. Non lo becco, perfetto. Lui mi può spingere però, attenzione. Però se io resto di qua, dopo lui mi bersaglia a continuazione. Ora lui mi spinge. Ah no. Deve dormire, il problema è che io faccio questo, lo spingo verso il fuoco, così non mi spinge almeno, anche se poi mi tirerà con l'arco. Quindi gli ho dato un vantaggio, però non mi sono fatto spingere nel. Io gli ho dato forse troppo vantaggio, eh. Vedete che ha molta agilità, che l'agilità serve per l'arco e fa molta più passi di me, diciamo, sulla pedana. Sì, comunque le trappole lo stanno aiutando in tutte le maniere possibili, eh. Vediamo se lo becco. Te pare che non lo becco. Vediamo un po' cosa fa.
ragazzi, evita qualsiasi cosa, evita. Forse non ti appettiamo. Ci pensa. E anche il cesso al massimo. Io lo mando ad abbrustolire. No, dai, c'ha uno. Ah, meno male. È morto. Beh, siamo clementi. Fatality. Vedete, abbiamo guadagnato un bel po' di soldi, livello niente, perché non più del 10 non va. E quindi, sì, 65 XP, 22 glory coin e 0 soul point. Ed era anche un bot, vedete questa, perché si vede non ha trovato giocatori. Adesso ne facciamo 2 contro 2. Ok. Allora, vediamo un po'. Io non capisco perché l'avevo già provato questa cosa. Vedete che c'è il ring a forma di ragnatela e siamo 2 contro 2. È carino, però c'è un problema. Che non riesco, non mi dà le opzioni per colpire. No, non capisco da cosa è dipeso. Io pensavo fosse il livello forse troppo alto di arma, ma vedo che anche lui ha la mia stessa arma. E lui sicuramente mi colpirà e io no, e non capisco il perché di questa cosa. Non mi dà le opzioni per colpire. Io non so se è un bug mio, ragazzi. E tanto gli do le spalle perché sono molto furbo. E la perdiamo perché non posso, cioè non posso colpire. È come un 1 contro 2. Eh sì, vabbè, ma immobilizzate e poi è venuta la trappola, ma è venuta la trappola sotto al culo. Dai, proprio sfiga, eh. Non mi posso muovere. Non posso colpire, non mi posso muovere, non è che è proprio. Guarda una bellezza, eh. Non lo posso colpire, ragazzi, che devo fare? Poi non mi dà, perché non mi dà le statistiche del compagno qua? Anche se non serve più. Da parte c'è un'altra trappola. La posso solamente caricare le banane. Nemmeno, non posso neanche fare quello, raga, non posso fare proprio niente. Potere decisionale zero, neanche le banane lancio. No, no, non c'ho, non mi dà. Secondo me è buggato, eh. Dov'è? Sono bloccato dalle trappole praticamente. Ci sono 70.000.
Peccato perché comunque è carina, anche sta modalità qui non è malvagia. Secondo me si poteva anche vincere questa partita qua. Non so se sono tutti bot, ma se questo qua non è un bot si farà molte domande, mi sa. Io lo scureggio e basta, eh. Dai, su. Muoviti almeno. Posso colpire? Sai com'è? Però mi guardano tutti, eh? Si vede che sono carino. Neanche la tazza del cesso mi fa attirare. Ecco, però è morto prima lui che poteva colpire che io che sono inabilitato. Ma se gli vado accanto non si abilita nulla, niente, no. Vedi il peto se vivo adesso. Niente, mi sa che sono morto, forse. Che resistenza ho? Peso, come peso? Ha ammazzato senza colpirlo. Vabbè, dai, grande prestazione comunque. Capisco come mai non mi dà le opzioni per colpire. Ok, comunque l'abbiamo fatto, eh. Mai più e mai poi. Sì, comunque erano tre botte, meno male. Se noi facciamo il brutal a sto punto, vediamo quello che succede, ragazzi. E tanto sono costretto a farlo, quindi. Mi è arrivato questo giorno purtroppo. Questo va ragionato molto, molto di cautela. Infatti devo essere aggressivo perché non ho l'arco. Non ho idea di che gente si possa trovare, eh. No, non al 2 contro 2, per l'amor di Dio. Meno male l'ho visto. Uno contro uno. E non potendo colpire non era proprio una grande idea. Però forse sarebbe anche più facile. Allora, lui non ha la nostra armatura. Ha solamente il casco e i sandali, credo. Va bene, ci sta. Io potevo già attaccarlo, vediamo se ci arriva. Ok. Buono, doppio colpo. Devo dormire per ora. Minchia, io ho già perso l'armatura. Lui no. Ecco, adesso però io ho dovuto dare praticamente quattro colpi. E via tutti però, eh.
trappola sotto i piedi non è che... Cazzarola. Ok, attiviamo questo. Lui si sposta e rimetterà l'arco molto probabilmente. Ha sempre 6 frecce, eh? E anche le frecce sono contate. Io non posso sta aspettare. Cazzo, però non mi fa andare avanti, cioè. Devo pigliare. Devo forza per forza prendere la trappola. Mamma mia quanti turni mi fa. Guarda questa com'è carica la merda. C'è più 3 frecce e forse no, eh? No, minchia, con 6 di nuovo questo ti vengo sempre sotto, credo sia un bot comunque, però ce l'abbiamo fatta. Offre anche i soldi? Ah, 1003. Che famo? Ciao. Questo è permadetto, ragazzi. È andato. Cioè, devi rifare da zero. Non ho visto quanto ci ha dato, un centinaio di punti, 38 glory coin e un soul point. Era un bot comunque, quindi neanche la soddisfazione di ammazzarlo. Questa è una specie di medaglia e ranked questo qua, ok. Ma non è che mi interessi molto questa cosa del ranked. però mi sembra che dà pochi punti anche così alla fine. Comunque io se trovo bot preferisco, ragazzi, che sono un pochino più semplici. Non sbagliano tanto, perché avete visto che comunque non è che hanno sbagliato tanto. Magari un giocatore la fa molto più lunga, lo devi inseguire mezz'ora di più. Però se è più debole, insomma, muore. Allora, anche questo sembra essere più basso di livello, di attrezzatura anche, diciamo. Ok, buono. Anche questo credo sia un bot perché ha le stesse dinamiche dell'altro, identiche. Oddio! Ma come mi ha levato l'arma? Non ci credo. E adesso? E adesso che cazzo faccio? Ma me la ridà l'arma? Dopo un tot turni? Devo vedere qual è questa abilità che ti leva l'arma, è micidiale. E mi ha anche appettato. Ma è che appettato, ragazzi. Alla grande, a parte vabbè. Ah no, ecco, me l'ha ridato, ok. Figo però. Non la conoscevo questa abilità qua. Ma io ti chiudo lì. Non l'ha chiuso. Come non l'ha chiuso? Guarda sto maledetto come si diverte. Chi è? Molti divertiti. Altre frecce.
Ok, devo recuperare. Non so se è un bot alla fine, perché credo di sì. Cosa mi offre? Voglio di più. Ora voglio vedere se è un bot oppure no, eh. Si guadagna anche un botto di soldi in più. Cavolo, il doppio almeno. Era un bot? Sì, era un bot, ok. Allora, 246 Glory Coin, però io dove li vado a spendere? Oh, ok, qua. Vedete qua, noi possiamo spendere il Glory Coin, per esempio adesso c'è il livello 2, mi dà 1200 silver di bonus più il 20% di Glory Coin. Mano a mano che l'aumentiamo costa sempre di più, però ti dà più bonus. Qui abbiamo più 11% di permanent armor point, qui abbiamo il damage point più 1, qui abbiamo più 5 permanent attribute point, qua abbiamo il permanent skill point fino a un massimo di 20 livelli. Quindi noi dobbiamo rankare ora queste cose qua praticamente. Dobbiamo farmare parecchio. Parecchio parecchio. Quindi ragazzi, io direi che per il momento è tutto. Io poi porterò ancora avanti il personaggio. Vedo che il brutal non è così difficile come pensavo. Secondo me, fino a che troviamo i bot ce la possiamo anche cavare. Bisogna vedere poi quando troviamo un giocatore reale come va a finire. Poi qua, ok, qui ci dà le varie medaglie, poi non ti darà dei bonus in più. Vediamo, comunque a me come gioco è carino, potrebbe essere ancora più stimolante, ancora un pochino più strategico, però non è malvagissimo. Quindi io ragazzi vi ringrazio per la compagnia, noi ci vediamo la prossima volta e niente, ciao a tutti!